Salve, qui il vostro Santin-chan. Dopo pranzo ho visto il telegiornale e niente, ho visto il video che ha fatto un giornalista con il cellulare nel geriatrico dove sta scontando la pena Silvio Berlusconi. E lui è entrato in scena vestito con un, diciamo, una specie di accappatoio, e si è seduto nel tavolo, ha scherzato con degli anziani che peraltro erano suoi connazionali, e ha preso il controllo della televisione e si è messo a guardare la tele. Magari ha messo la Fininvest, canale 5 Italia 1, rete 4. Ecco, così sconta i lavori sociali, più che come infermiere, come ospite del geriatrico stesso, perché sta fra colleghi. Quindi io non so se questa è giustizia. Lui sembrava un paziente in più o un cliente in più del geriatrico che non uno che fa lavori comunitari. Si è messo bello tranquillo a guardare la tele e a scherzare con la vecchietta che stava in quel tavolo. Vabbè, stava anche in ciabatte. E così. Poi magari esce e fa politica, perché è troppo anziano per la reclusione, ma è ancora giovane per candidarsi, magari agli 80 anni, non c'è limite. E questo è il paese che ci siamo potuti guadagnare. Poi non so, ecco, oggi è un bellissimo giorno di sole, sono le 5 più o meno, 4 e mezza, 5 del pomeriggio. Non ho l'altro cellulare, quindi. E dovrebbe essere inverno, però è l'inizio dell'inverno. Siccome l'autunno è finito molto male, molto freddo, adesso abbiamo l'inizio dell'inverno che sembra primavera. La notte comunque fanno meno 1, meno 2 gradi. Adesso non so, faranno 10 gradi, 8. Però non fa freddo, stando al sole. E che dire, che la giustizia italiana mi stupisce, per Bacco, Cribbio, stava in camice o in vestaglia, ecco, c'aveva più che l'accappatoio la vestaglia, e stava in mezzo ai pazienti, vabbè, forse li assisteva, ma sembrava che entrato nel refettorio, nel living, andava a vedere la tele come un paziente in più che assistere gli altri pazienti. Forse si faceva coadiuvare nell'assistenza ai pazienti, perché anche lui è paziente, non so. È strano, ma è molto non strano. Ecco, è una cosa strana, ma molto non strana. Magari Travaglio può opinare su questo. Si castiga qualcuno a compiere lavori sociali, e una volta che si trova nella struttura sociale ne è beneficiario come paziente più che lavorare come infermiere. Boh. Devo pensare dei temi letterari. Però vi propongo a tutte e tutti voi di propormi dei temi. Stiamo per oltrepassare quota 41.000 visioni in meno di 7 giorni. Abbiamo fatto 1.000 visioni in pratica. Però vi voglio coinvolgere di più a
a tutte e tutti voi che seguite il mio canale di YouTube a propormi dei temi. E se volete condividere il vostro materiale, registratelo in Common Creative e poi fatemelo sapere. Io farò altrettanto, così ci scambiamo i video e facciamo dei video composti. Sarebbe un'idea interessante. Così magari qualcuno che ha più iscritti di me me li passa a me, io che ho più visioni di qualcun altro, succede che vedono anche di più i suoi video. Quindi per collaborare bisogna registrare dei video in Common Creative. Poi mandatemi degli email e io saprò quali video, possono essere accessibili. Fate clic nei banner pubblicitari, votate mi piace e mettete fra i favoriti. Se vi piacciono i video, naturalmente. Ho visto anche oggi il telegiornale e sono allibito, non ho parole di tutto quello che succede. Veramente. Questo era un video per salutarvi a tutte e tutti. Grazie per seguirmi. Adesso mi devo mettere all'opera. Devo leggere perché voglio fare qualche commento ai libri e poi trovare qualche tema nuovo, alternativo. Vi saluto, arrivederci dal vostro Sant'Enchan. Eccomi di nuovo per dirvi dell'altro. Sono entrato. A proposito di quello che avevo commentato nel video precedente, sui complotti, che molte volte sono calcolati per perseguitare un gruppo di persone o un individuo, ma che altre no, possono essere, per così dire, concepiti spontaneamente perché nati dalla febbrile fantasia di persone con manie di persecuzione, paranoidi, schizofrenici, bipolari, individui freneticanti che magari loro malgrado si immaginano delle cose complesse, sofisticate, complicate per spiegarsi la realtà, perché magari sono ignoranti dei veri fenomeni socioculturali e politici, storici, che governano il mondo, e magari le loro lacune gli permettono di arrivare a delle semplificazioni madornali dei processi che governano il mondo, delle relazioni di forza economiche, politiche e sociali. E quindi magari arrivano anche per conto loro alcuni individui a delle spiegazioni complottistiche, perché è più facile rappresentarsi il mondo in maniera elementare ed astratta. E quindi non sempre i complottismi sono indotti da organizzazioni politiche e religiose, ma a volte gli individui paranoidi, maniatici, schizofrenici, per deletare mentali o dei problemi psicologici, arrivano alla conclusione che ci sia nel mondo un ordito per tramare contro di loro. Infatti, a volte questi individui credono di soffrire delle persecuzioni perché magari il barbiere li ha voluti sgozzare e ha tramato con il portiere dell'edificio perché magari tramasse col panettiere quella volta che era andato a comprare dei grissini a tagliargli un dito. E quindi si immaginano anche cose molto improbabili,
che elementi della società, della loro vita, vogliono tutti tramare contro di loro per dei motivi oscuri, loschi, che magari sono irrazionali. Per quello che quando una persona progressivamente si ammala di mente e diventa demente, si immagina delle elucubrazioni folli che gli vogliono attentare la vita per delle ragioni realmente pazzesche, senza senso. E questi soggetti sono quelli poi che in preda al delirio cascano vittime di quelli che impongono mentalità complottistiche per strumentalizzare questi folli, queste persone purtroppo malate, e rivolgerle contro delle minoranze, contro degli individui, per sfruttare le debolezze e le malattie di alcuni individui che magari sono sensibili e sono psicologicamente vulnerabili e suggestionabili, poi partiti politici, ordini religiosi, ideologie fanatiche sfruttano la debolezza mentale di alcuni individui per commettere dei crimini, delle stragi, delle uccisioni di massa in grande scala, co come tutti gli ideali fanatici fanno, e fanatizzare la gente, e spesso la corda si taglia dal lato più sottile, cioè dal lato degli schizofrenici, delle persone mentalmente insane e instabili, individui emozionalmente emarginati e vulnerabili, che cedono a questi ricatti, a queste teorie stralunate, e se ne fanno forieri. E quindi io non penso che tutti quelli che credano alle teorie del complotto, lo facciano in cattiva fede, ma se lo fanno in buona fede, o perché si immaginano loro un complotto, o perché accatano la teoria di un complotto, lo fanno perché sono psicologicamente ed emozionalmente vulnerabili per colpa di una malattia, di un disequilibrio, della povertà, dell'esasperazione. Quindi non tutti i complottisti sono cattivi. Molte volte sono dei poveracci che vengono strumentalmente usati per qualche finalità oscura, illicita e delinquenziale. Quindi bisogna stare attenti a che la gente non sfrutti le debolezze degli altri in chiave complottistica per sterminare la gente, per portare tutti al bordo della pazzia e saltare nell'abismo della demenza, tutti quanti insieme, perché poi si ammazzano gli uni e gli altri, sia quelli che si usano. Perché il vero complotto non è quello che si denuncia, ma il denunciare il complotto. Si proiettano su altri delle idee per poi perseguitarli, e si convincono gli psicolabili che quello è vero, con una disinformazione di massa, con uno stato costante di allarme, di panico. Quindi si convince la gente che i complotti esistono, ma il vero complotto è proprio questo: convincere la gente che esistano dei complotti, per poi fare che i convinti, persuasi, quelli che si cooptano in questo modo perché sono psicolabili, li si mandino contro quelli che suppostamente fanno il complotto, che si vogliono eliminare. È una cosa subdola, però il vero complotto non è il complotto che si denuncia, ma il fatto che attraverso quella denuncia di complotto si voglia complottare contro altri. Quindi molte volte è chi lancia la pietra che fa il complotto, non chi si vuole colpire con la teoria del complotto. Questa volta forse l'ho espresso in modo più chiaro. Allora un saluto a Pietro Trevisan e a tutti i nostri amici che si occupano di questo tema. Più avanti cercherò di raccogliere documentazione al riguardo, soprattutto in chiave psicoanalitica e psicologica e anche psichiatrica, oltre che sociologica, socioculturale ed ideologica. Beh,
Un saluto. Oggi fa molto sole, il giorno è bello. Non sono stato col computer e non sono stato a leggere. La verità è che ieri era molto bigio, era molto grigio. Finché dura il cielo sereno e con sole, anche se fa freddo, è meglio goderselo. Domani è un altro giorno e non si sa mai. Ciao, dal vostro Saint-Enchan.